a tutti! Buon Natale da me Elisa, ma soprattutto buon Natale dalla Igor! Dunque, si avvicina il pranzo natalizio e la Igor ha pensato di farvi un regalo bellissimo, ovvero una ricetta al gorgonzola presentata dal nostro chef Andrea Ferrari. Buongiorno ciao, a tutti, Andrea. Ciao, buongiorno. Allora, sono curiosa di sapere cosa cuciniamo a Natale. Sì, una ricetta un po' particolare con radicchio che è principalmente invernale. Quindi abbiamo delle lasagnette a radicchio tardivo, gorgonzola, nostro ingrediente principale, e patate. Perfetto. Invece, per quanto riguarda gli ingredienti, si dividono in due parti. Quelli che riguardano la pasta per le lasagne e quelli invece per la realizzazione del piatto. Esattamente. La prima fase è la realizzazione della pasta. Per le lasagne. La pasta la realizziamo con 300 g di farina 00, 3 uova, uniamo gli ingredienti, li lavoriamo per circa 15 minuti e li lasciamo riposare in frigorifero per 30 minuti. Noi stiamo parlando di una ricetta per 6 persone. Sì, per circa 6 persone, sì. Gli altri ingredienti che andranno in questa ricetta sono il radicchio tardivo, il radicchio lungo, il gorgonzola, ovviamente, che è il nostro ingrediente principale. Che è dolce in questo caso. E le patate per la purea che va all'interno della lasagnetta. Queste patate sono particolarissime, sì. Vero Andrea? Queste patate sono un po' strane, sono di colore blu. Si chiamano vitellone o patate viola. Io non le avevo mai viste, sì, ad esempio. Sono coltivate in Francia. E se dovesse capitarmi invece di non trovarlo, posso usare la patata normale? Possiamo usare la patata normale, la patata normale che si trova nei supermercati, e per avere anche qua un effetto cromatico differente e per stupire anche un po' le persone, possiamo unire alla farina delle bietole o rape rosse che vengono tagliate a pezzettini, cotte, coperte di brodo e cotte nel forno per circa 15-20 minuti a 180 gradi. Una volta uscite dal forno vengono frullate. Questa purea ricavata viene messa all'interno dell'impasto della nostra. Che l'impasto assume una colorazione. Una colorazione violacea. Quindi possiamo avere la pasta viola e il purè bianco. Bellissimo, anche qui abbiamo come un contrasto di colori, sì. Per quanto riguarda gli altri ingredienti? Gli altri ingredienti poi utilizzeremo dello zucchero di canna, del formaggio grattugiato, del sale e poi abbiamo i chicchi di melograno e dei germogli di radicchio per decorazione al piatto. Bene, allora passiamo alla preparazione proprio della lasagna. Abbiamo tirato la sfoglia, Andrea, adesso che si fa? Adesso la tagliamo con questo coppa pasta. Bene. Quindi facciamo una lasagna circolare? Sì, circolare. Adesso la portiamo a bollire. La portiamo a bollire un quarto d'ora. Poi sarà pronta. Dunque, le nostre lasagnette le abbiamo cotte. E scolate. Scolate, messe sul canovaccio ad asciugare. Nel frattempo prendiamo le patate, che è un altro nostro ingrediente. Che abbiamo sbucciato. Rispetto a quelle di prima sono sbucciate e le mettiamo a bollire. Ecco, adesso tagliamo il radicchio più fine possibile. Altrimenti... Non è facilissimo, eh? Sì. No, dai, pian pianino non è tanto difficile. Abbiamo messo dell'olio profumato all'aglio. Introduciamo il radicchio che abbiamo tagliato julienne. Facciamo saltare per? Ma perlomeno 10 minuti. Adesso lo sfumiamo con l'aceto balsamico. Ok. E lo lasciamo qua anche lui un attimino, lo lasciamo evaporare. Mettiamo un paio di cucchiaini di zucchero di canna. Ed è pronto così? Anche il nostro radicchio è pronto. Le patate ormai sono pronte anche loro e a questo punto possiamo passare all'assemblaggio della lasagna. Della lasagna, sì. Allora mettiamo uno strato di pasta, il radicchio, le patate viola, adesso il gorgonzola dolce, adesso passiamo al secondo strato, adesso diamo una spennellata di olio profumata all'aglio e poi una spolverata di formaggio grattugiato. Il piatto è pronto, adesso andiamo a guarnirlo. E alla fine va su la crema di gorgonzola. Una fonduta di gorgonzola. Come la si realizza? Questo qua è gorgonzola praticamente sciolto a bagnomaria. E
gli sono stati eliminati i fermenti. Questi sono i germogli di radicchio. Questa ci vuole, bisogna metterla. Con questa ricetta si fa un figurone in famiglia, diciamocelo. Sì. È molto colorata, ci sono molti colori, molti contrasti. È molto natalizia, molto quindi. Molto natalizia, sì. Ecco, il piatto è pronto. Bellissimo. Andrea, questa ricetta meravigliosa, quale vino lo abbiniamo? Abbiniamo un vino rosso, un Lagrène del Trentino Alto Adige, oppure i vini rossi delle nostre zone, può essere un Nebbiolo delle colline novaresi o una Barbera del Piemonte. Bene, allora non ci resta che augurarvi buon appetito e soprattutto buon Natale. Buone feste a tutti. Da noi e dalla Igor.